Enrico VIII era un pazzo sgravato? La saga dei Tudor, parte 1. Quando pensiamo a Enrico VIII, la sua reputazione lo precede. Re d'Inghilterra dal 1509 al 1547, si racconta che da giovane fu un donnaiolo vanaglorioso che lasciava il governo dell'Inghilterra nelle mani dei suoi ministri, mentre lui preferiva sollazzarsi in altri modi. E man mano diventò un uomo obeso, lussurioso e dissoluto, con una storia matrimoniale alquanto disastrosa che nulla da invidiare alle star di Hollywood. Fanpage lo avrebbe avuto sempre in prima pagina. Ebbe 6 mogli, delle quali 2 fece giustiziare e 3 ripudiò. 6 donne a cui ha rovinato la vita, solo per avere il suo tanto bramato erede maschio, che in realtà avrà, ma che morirà poco dopo di lui. Ma è tutto vero? Enrico VIII fu davvero il sovrano rozzo, pazzo e dalla decapitazione facile che la storia ci ha dipinto? Scopriamolo insieme in questa Royal Saga dei Tudor. Ma prima di continuare lasciate come sempre che mi presenti amici. Io sono Letizia e questo è Folcloristica, il mio piccolo spazio qui su YouTube dove parlo di miti, storia, folklore e leggende. Se vi interessano gli argomenti che tratto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like che mi aiuta molto. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a parlare di uno dei re più famosi del mondo, un gigante che ha lasciato la sua impronta nella storia e nel gossip storico. Sì, perché praticamente, poveraccio, lui è stato ricordato principalmente da tutti più come quello che ha cambiato 6 mogli una dietro l'altra, piuttosto che come colui che ha causato, che so, una piccola inezia come lo scisma tra la chiesa romana e quella anglicana, tanto per dirne una. Però in realtà Enrico VIII Tudor fu un uomo che si sentiva estremamente solo e lui sapeva benissimo che tutti coloro che lo circondavano, che fossero amanti, mogli, funzionari, burocrati, lo adulavano solamente per avere dei vantaggi. E pensate com'è vivere così, temendo continuamente che qualcuno stia tramando qualcosa contro di voi, sapendo che nessuno ti è amico in maniera disinteressata. Oggi quindi noi faremo una biografia accurata della vita di quest'uomo e come in ogni biografia che si rispetti, partiamo dal passato del nostro Henry. E partiamo da quando, ad appena 3 anni, ricevette il titolo di Duca di York, una celebrazione a cui sua madre nemmeno partecipò. Perché Enrico VIII non sarebbe dovuto diventare re d'Inghilterra. Infatti lui in realtà era il figlio secondogenito di Enrico VII Tudor. Suo fratello era il legittimo erede al trono. Enrico al massimo sarebbe diventato arcivescovo di Canterbury. E la sua infanzia fu molto poco avventurosa, anzi in realtà fu probabilmente estremamente noiosa. Prima dei 10 anni raramente uscì dai confini di Eltham Palace, ovviamente per un discorso di protezione. Però questa vita, chiamiamola monacale, sarebbe stata propedeutica per il piccolo Enrico, che tanto sarebbe dovuto finire a dedicare la propria esistenza al servizio di Dio. Quindi dai 4 anni iniziò a ricevere i classici insegnamenti teologici e liturgici. Ma parliamo un attimo della casata dei Tudor. I Tudor, in realtà, fino a quando Enrico VII non divenne re, non erano una casata nobiliare a tutti gli effetti. I Tudor, infatti, facevano parte di una famiglia gallese che si affidava principalmente alle proprie abilità in guerra e nella camera da letto per ritagliarsi uno spazio nella vita. La genealogia della casa dei Tudor li farebbe discendere direttamente da Cadwallader, un antico sovrano del regno gallese vissuto circa nel 600 d.C. Le cronache gallesi lo considerano come uno dei più grandi re gallesi mai vissuti e nella poco attendibile Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth compare come l'ultimo dei sovrani leggendari della Britannia. Ma in realtà i Tudor divennero importanti solo molto tempo dopo, quando Owen Tudor divenne l'addetto al guardaroba della regina Caterina di Valois, figlia del re di Francia e moglie del sovrano inglese Enrico V. Caterina, sfortunatamente, rimase vedova molto giovane, ad appena 21 anni, e lei si sentiva un pochettino sola. E sto Owen Tudor era sempre lì a tenerle compagnia, a consolarla, e lei ne aveva molto bisogno anche perché era rimasta da sola con un neonato, il futuro Enrico VI. Insomma, sapete benissimo come finiscono queste cose. I due si innamorano e si sposano in gran segreto. Ed ebbero, sembra, ben 6 figli, tutti fratellastri di Enrico VI.
ma la povera Caterina morì di parto all'età di 36 anni e quando lei morì Owen non fu più tollerato a corte. Ma pensa a te come un mezzo mascalzone gallese abbia usato sposarsi la figlia del re di Francia mescolando il suo sottosangue di babbano con quello della casata reale. Ma Owen, anche se finì in carcere due volte, non era lo scemo del villaggio, perciò riuscì ad evadere e a tornare in Galles. Però Enrico VI era affezionato a due dei suoi fratellastri, Edmund e Jasper Tudor, che nominò entrambi conti non appena divenne adulto e si liberò del consiglio di reggenza che decideva per lui da quando era neonato. Ed Edmund riuscì addirittura a farlo sposare con Margherita Beaufort, una donna della potente casa Lancaster. Il problema di Enrico VI, però, era che era un mezzo pazzo essenzialmente, eppure un inetto. E si sa, quando il sovrano è debole, altri cercano di approfittarsene. E ciò provocò la famosissima e noiosissima guerra delle due rose tra la casa dei Lancaster e quella degli York. Questa guerra, però, guarda il caso, causò l'estinzione delle linee maschili di entrambi questi casati e si concluse con l'affermazione di una nuova dinastia, appunto i nostri Tudor. Perché Edmund Tudor, che aveva sposato una Lancaster, Margherita Beaufort, di appena 14 anni, ebbe un figlio prima di morire. E il figlio sarà proprio Enrico VII Tudor, papà di Enrico VIII. Ci sono un sacco di Enrichi in questa famiglia, anzi si chiamano tutti Enrico. Enrico VII poi sposerà Elisabetta di York, che essenzialmente gli fu data come bottino di guerra. E un anno dopo il matrimonio ebbero il loro primo erede, Arthur Tudor. E poi vennero altri figli e altre figlie, tra cui anche Enrico VIII, che fin da giovane si rivelò estremamente dotato fisicamente e a 17 anni era uno degli uomini più abili nei tornei e addirittura nel tennis e nel ballo. Tantissimo nel ballo. Al contrario, suo fratello era un musone malinconico e solitario. Però lui era l'erede e probabilmente Enrico soffrì molto il diverso trattamento che ricevevano lui e Arthur, soprattutto da parte della madre, che sembra trattasse Enrico in modo molto scostante. In ogni caso, Arthur Tudor fu promesso sposo alla principessa di Spagna, Caterina d'Aragona. Il padre, Enrico VII, infatti si sentiva molto poco stabile sul trono d'Inghilterra e desiderava per il suo primogenito un matrimonio importante. Perché? Perché in questo modo era come dire a tutti che i Tudor avevano sangue blu. Nessuna casa reale europea si sarebbe infatti mai sognata di far sposare la propria erede con qualcuno di sangue non nobile quanto il loro. Perciò a Enrico VII serviva che la Spagna riconoscesse implicitamente, attraverso il matrimonio di Caterina e di suo figlio, che i Tudor erano i sovrani legittimi dell'Inghilterra. E Arthur Tudor e Caterina d'Aragona effettivamente si sposarono il 14 novembre del 1501. Arthur aveva 15-16 anni e dentro un anno i due giovani sposini avrebbero assolutamente dovuto avere un erede. Questa era la regola. Il problema era che Arthur sembrava fosse sempre stato un ragazzino malaticcio e gracilino, tutto proprio il contrario di suo fratello Enrico, che invece anno dopo anno stava diventando sempre più bello e sempre più forte. Gli storici non sono tutti d'accordo nel sostenere questa cosa, fatto sta però che l'erede non arrivò, anche perché in realtà tempo qualche mese e Arthur morì, precisamente il 2 aprile del 1502. La causa ufficiale della morte non è mai stata appurata con certezza. Alcuni storici hanno suggerito che si trattasse di tubercolosi, altri invece della cosiddetta malattia del sudore o sudore inglese, una malattia super contagiosa e davvero improvvisa che colpì l'Inghilterra in quel periodo, proprio dal 1485 al 1551 con varie ondate. E viene descritta più o meno così. La malattia comincia all'improvviso, con un senso di ansia, seguito da brividi freddi, capogiri, mal di testa e dolori al collo. Dopo la fase del freddo, che può durare da mezz'ora a tre ore, seguono la fase del caldo e del sudore, accompagnati da mal di testa, delirio, tachicardia e una forte sete.
ed è una malattia che in pochissime ore barra giorni può uccidere. Ed è quello che è successo al povero Arthur, che era un ragazzino di soli 16 anni e quindi effettivamente forse era anche un po' gracilino. Anche Caterina si ammalò di questa malattia, ma sopravvisse. All'epoca si è anche ipotizzato che la colpa fosse stata la vita troppo dura che Arthur stava conducendo in un castello al confine con il Galles, dove il padre lo aveva appositamente mandato per temprarlo. Ma forse il freddo, il fatto che il castello fosse angusto, insomma, hanno indebolito il suo corpo. Ed ecco come il nostro Enrico VIII divenne re del trono inglese e fece ciao ciao ai voti e alle preghiere. Ma finché non fosse diventato effettivamente re, poteva salutare pure tutte le attività pericolose che lui amava tanto, come le cacce e i tornei. Ed era proprio suo padre a farlo vivere isolato. E tra l'altro venne trasferito proprio in una camera che comunicava direttamente con quella del re, in modo che lui non potesse uscire e nessuno potesse entrare nella sua stanza senza passare prima in quella di suo padre. Piccola curiosità, quando Enrico, il nostro Enrico, divenne un re, cercò di superare suo padre in tutto, anche nell'eleganza della propria latrina regale. Enrico VII, infatti, nel suo palazzo di Richmond aveva fatto costruire una latrina tutta ricoperta di velluto in cui c'era anche un regale vaso da notte. Ed Enrico VIII invece si fece costruire un sedile che fece letteralmente tempestare di gemme e imbottire di piuma d'oca. Ma torniamo alla vicenda della sua vita. Ahimè, anche la madre di Enrico, l'anno dopo Arthur, ovvero nel 1503, morì. Morì di parto dando alla luce una bambina che però non sopravvisse. Ciò fu molto doloroso sia per Enrico che per suo padre. Nel 1509 poi Enrico effettivamente sposò la vedova di suo fratello, Caterina d'Aragona, la quale convolò a nozze per la seconda volta 7 anni dopo la morte di Arthur, all'età di 23 anni. Enrico invece di anni ne aveva 18. Ma il loro fidanzamento fu davvero molto molto lungo, più o meno 6 anni, talmente lungo che sembrava proprio che Enrico VII non avesse in realtà alcuna voglia di far sposare suo figlio con la principessa spagnola. Ma se avesse fatto tornare Caterina dal padre Ferdinando d'Aragona, avrebbe dovuto anche restituire alla corona spagnola la dote ricevuta con il primo matrimonio, che tra l'altro in realtà era stata pagata solo per metà. E mentre il re d'Inghilterra decideva che cosa fare di questa povera ragazza, lei rimase sull'isola inglese come ambasciatrice del padre. E fu la prima donna della storia a ricoprire questo incarico, perché Caterina, una stupida, sicuramente non lo era. E infatti fu una regina incredibilmente amata dal popolo. Anche Enrico VIII però non era felicissimo di sposarsi con gli avanzi di suo fratello. In tutti quegli anni si fece un po' di scrupoli di coscienza, perché la Chiesa diceva che, insomma, era un abominio giacere con la moglie del fratello, anche se questo era morto. Ed Enrico, dovete sapere, che è sempre stato alquanto superstizioso e non c'era niente di peggio, secondo lui, che avere il dubbio di aver fatto qualcosa di sgradito agli occhi di Dio. Era proprio convinto che tra loro due, tra lui e Dio, ci fosse un rapporto speciale in cui il Signore avrebbe fatto la propria parte se Enrico avesse fatto la sua. In ogni caso, a un certo punto, un altro problema che era sorto sempre a proposito della dote di Caterina la costrinse a trasferirsi da Durham House alla corte dove vivevano il re e suo figlio. Il problema fu che né Ferdinando d'Aragona, quindi il padre della principessa, né Enrico VII avevano voglia di mantenere il seguito spagnolo che aveva sempre vissuto insieme alla ragazza da quando lei era in Inghilterra. E quindi essenzialmente Caterina fu isolata a Richmond, senza denaro praticamente. Contate però che Enrico VII era tirchio pure con i figli, che si diceva andassero in giro con vestiti vecchi e rovinati, quindi pensate a come aveva dovuto far vivere sua nuora, che manco in realtà voleva avere intorno. E Caterina ed Enrico VIII, anche se vivevano sotto lo stesso tetto, non si vedevano mai e sembrava proprio che tra i due non ci dovesse ormai più essere niente, almeno fino alla morte di Enrico VII, che avvenne nel 1509. Qui dobbiamo introdurre un personaggio molto importante per la famiglia Tudor e soprattutto per Enrico, Thomas Wolsey, che entrò come cappellano reale un paio di anni prima e che è sempre stato accanto a Enrico VII anche nei giorni della sua malattia.
Wolsey non era nobile, non aveva legami con personalità importanti ed era la persona giusta, secondo il re, per stargli accanto. Enrico VII, infatti, proprio come il figlio, è sempre stata una persona alquanto sospettosa, non si fidava di nessuno, cercava di dimostrare con continue prove di forza il suo potere e tutto ciò appunto lo trasmise anche al figlio, che diventerà un vero paranoico. E perché Wolsey era così perfetto per la carica di cappellano reale? Per le sue umili origini appunto, perché il re voleva porre un freno allo strapotere dei nobili. Non si capisce se fosse stato figlio di un macellaio o di un mercante agiato. In ogni caso, Wolsey era figlio al massimo di un esponente della piccola borghesia e fu uno degli esempi più famosi di scalata sociale. Questo però tutto dovuto alle sue incredibili doti. Era un uomo estremamente intelligente, estremamente ambizioso, un gran lavoratore, molto attento. Quando Enrico VII morì e gli succedette il nostro Enrico VIII, lui promosse Wolsey alla carica di elemosiniere e gli permise di entrare nel proprio consiglio privato del re. Ecco, il consiglio privato era composto, quando Enrico VIII salì al trono, da 9 consiglieri, tutte persone di notevole importanza e tutte persone a cui dava molto fastidio il fatto che nessuno di loro fosse stato nominato protettore di Enrico, assumendosi di fatto i poteri reali. Tra questi 9 consiglieri ce n'erano 2 di cui Enrico VIII proprio non si fidava, Richard Empson e Edmund Dudley, che erano i ministri finanziari del padre di Enrico. Facciamo che da ora in poi chiamiamo Enrico VIII Enrico. Se devo parlare di suo padre ci aggiungerò VII. Ecco, Empson e Dudley vennero accusati da Enrico di essere la causa della rovina di suo padre, perché questi 2 soggetti utilizzavano dei metodi poco ortodossi per riscuotere le tasse e far rispettare le leggi. E per questo motivo erano molto odiati dagli inglesi, sia dal popolo che dai nobili. E infatti, tempo pochi mesi, ed Enrico li fece imprigionare e poi giustiziare nel 1510. Perché? Perché avevano messo in pericolo l'anima di suo padre, perciò erano dei traditori. E questi furono i primi di una lunga serie di condannati a morte sotto il regno di Enrico VIII. Ma non perdiamoci! Quindi nel consiglio privato del re da 9 siamo passati a 7. L'arcivescovo Warham, cancelliere, il vescovo Fox, lord del sigillo privato, mi fa venire un sacco in mente il Trono di Spade, il vescovo Rutal, segretario, Tommaso Howard, conte di Surrey e lord tesoriere, Giorgio Talbot, conte di Shrewsbury, lord maestro di palazzo, Carlo Somerset, lord ciambellano e Sir Thomas Lovell, cancelliere dello scacchiere e governatore della torre. Ora, non vi serve assolutamente a niente ricordare tutti questi titoli, essenzialmente quello che facevano era riunirsi tutti i giorni a mezzogiorno per discutere di roba noiosissima di solito. E nessuno di questi però voleva dire Enrico quanto ammontasse il suo patrimonio, forse per la paura che un re così giovane lo sperperasse in divertimenti. Alla fine fu proprio il famoso Wolsey a trovare questa informazione e a riferirla a Enrico. Ma Wolsey, a voi non sembra tipo Varys, l'eunuco del Trono di Spade? A me sembra tantissimo lui. In ogni caso, Enrico scoprì quindi che nonostante suo padre l'avesse sempre fatto vivere come un poveraccio, in realtà era il re più ricco che avesse mai messo piede sul suolo inglese. E una delle prime cose che fece Enrico fu dire al popolo che se avevano una lamentela o un debito con la casa reale a causa delle estorsioni perpetrate dagli ex ministri della finanza, potevano venire a corte a chiedere un risarcimento. Un'altra cosa che fece, dato che comunque Enrico era un uomo che amava la cultura e la musica, fu riempire la sua corte di studiosi, musicisti e artisti in generale, cosa che suo padre non aveva mai fatto. E quindi iniziano ad arrivare in Inghilterra uomini colti da ogni dove, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Italia. Poi Enrico era anche un ottimo musicista lui stesso ed è sempre stato affascinato dalla conoscenza, era esperto di teologia, insomma era una persona di cultura. Ma tutta sta gente, sti uomini colti, poteva riceverli nel freddo e spoglio e rozzo palazzo del padre? Ma che?
Enrico ha rifatto completamente gli appartamenti reali e li ha riempiti di oggetti preziosi e costosissimi. Vetri di Venezia, tavoli intarsiati dall'Italia, tappeti turchi, marmi. E in questo modo è riuscito a sbalordire tutti. Poi ha iniziato a vestirsi di abiti estremamente raffinati. Si riempiva di gioielli, di anelli, di collane, di diamanti. E poi contate sempre che Enrico nella sua gioventù era estremamente bello, tant'è che veniva definito il più bel principe della cristianità. Era alto 1,90 m, era biondo, era atletico, era un ballerino provetto, insomma faceva la sua figura. E per lui essere re significava essere straordinario. Torniamo però alle questioni di cuore. Abbiamo detto che Enrico VIII sposò Caterina d'Aragona. Infatti una delle sue priorità divenuto re fu quella proprio di trovarsi una moglie, il prima possibile, per poter generare un erede per garantire la continuità della dinastia Tudor. E chi meglio di Caterina d'Aragona, che tra l'altro viveva ancora lì, chi era meglio di lei? Ma perché Enrico scelse lei? C'entra l'amore? Non lo sappiamo, ma sappiamo che Enrico era molto restio a sposare qualcuno che non aveva mai neanche visto e magari volle anche far vedere che manteneva gli impegni presi, dato che ufficialmente il loro fidanzamento non era stato rotto. Poi Caterina, quando era giovane, era molto bella per gli standard dell'epoca, pelle color pesca, capelli biondi, molto formosa. C'era un problema però. Il diritto canonico proibiva che un uomo sposasse la vedova di suo fratello, ma c'era un'eccezione nel caso che il matrimonio non fosse stato consumato. Ed Enrico si basò proprio su questo per sostenere il suo diritto a sposare Caterina e lei stessa affermò infatti che era ancora pura. Anche se anni dopo Enrico avrebbe usato la scusa contraria come pretesto per il divorzio, affermando che il matrimonio era maledetto in quanto indecente agli occhi di Dio. Perché maledetto? Perché in 9 anni di matrimonio Caterina rimase incinta ben 6 o 7 volte, ma solo uno dei figli divenne adulto e questo figlio era una femmina che diventerà Maria la Sanguinaria. In ogni caso, i due, Enrico VIII e Caterina, hanno convolato a nozze grazie alla dispensa papale di Giulio II l'11 giugno 1509. Furono nozze un po' strane, un po' troppo familiari e private, conoscendo l'amore di Enrico per lo sfarzo. Si sposarono infatti nella piccola cappella dei frati osservanti a Greenwich e appunto erano presenti solamente i familiari e la messa fu molto semplice e breve. 2 settimane più tardi, il 24 giugno 1509, ci fu invece l'incoronazione e la gente era felicissima del nuovo re e della sua consorte. Erano giovani, belli, ricchi, andavano a messa 5 volte al giorno e stavano trasformando la tetra corte di Enrico VII in un luogo splendido, pieno di artisti e di bellezza. E per oggi finiamo qui perché siamo solo all'inizio e io ho già parlato tipo per mezz'ora. Quindi vi do appuntamento alla prossima settimana per il continuo della saga dei Tudor e come al solito se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivermi al mio canale e a mettere mi piace, la cosa sostiene questo mio progetto. Quindi io vi saluto e vi mando un bacio, ciao!